Però dall'altro lato si deve avvicinare. Voglio vedere quale sarà il piano di Fede. Se gli andrà subito aggressivo per non fargli prendere il diamante o se lo lascerà fare. Più che altro se lo lasci fare ovviamente è pericoloso. Nel senso che è, vabbè, giustamente carica il limit subito. Però in questa situazione Wifi cosa fa? 33 saluta al sole. Io mi aspetto che non abbia tutta l'esperienza del mondo il nostro caro Paki rispetto al matchup. No, perché lui gioca Wii Fit. No, cioè, certo, giocare un personaggio non vuol dire saperci giocare contro, però non è qualcosa. Si è fatto. Oh, quanto mi fa arrabbiare questa cosa che Steve, anche se non finisce l'animazione, prende il diamante. Mamma mia! Ti bruzza da un tilt. Sta iniziando molto molto bene per questo Wii Fit il game. Ovviamente la cosa. Oh, madonna, scoppiato. Infatti, cioè, proprio. Ogni volta mi sorprende di quanto forte sia quel back airframe 5. 5! Quando 5. Sei limite assurdo. Cosa volevo dire? La parte importante del matchup da parte di Wii Fit mi sembra che ovviamente sia dover non interagire con il nostro caro amico Steve Minecraft. No. Perché se interagisci con Steve Minecraft, molto probabilmente sei un uomo morto. L'ha letteralmente lanciato dentro il cubo, tra l'altro. Sì, è rimasto lì. Poteva mesciare, penso, Nair, Fair, Paki. Limit caricato. Una cosa buona per Wii Fit è che ha tutto il tempo di caricare il limit se non ha Steve Minecraft addosso. Guarda, finora non ha spaccato una singola volta i blocchi. Sì. Guarda, vedi, vedi? Gli sta tutto baitando. Ah, qui ha dormito. Sbaglio, non ha il piccone. Non ho visto, non mi pare. Vedo l'ascia. Beh, ora ce l'ha. Adesso ce l'ha. Evidentemente non ce l'aveva. Però, esatto, fai questa, in questa situazione, ok? Va bene che adesso Genog ha il vantaggio, quindi in teoria non è costretto ad approcciare. No, esatto. È andato col puzzo. Quanti salti ha Wifi? Ti ha delle movement option veramente incredibili, Wifi. Sì. Tech roll incredibile, salti incredibile. Ledge roll incredibile. Ledge roll assurda, cioè la ledge roll è fuori di testa. Ogni volta mi sorprendono quanto forte sia il limit di Wii Fit. Si sta prendendo tutti i pacchi questo Intel B. Ma poi tra l'altro, appunto, io mi immaginavo che il tuo game plan, diciamo, da Steam Minecraft è che metti due blocchi e non sai, ti metti sotto la piattaforma, Wii Fit non può fare assolutamente niente e semplicemente aspetti. Non ha continuato la combo, poteva fare quantomeno un Nair. Ringraziamo che non ha continuato la combo. In ogni caso, secondo me è questo il matchup, è questa situazione attuale. Sì. Sbagliato forse ad approcciare in primis, nel senso che ovviamente se devi fare quella roba lì e stai perdendo, non è good look, perché l'avversario può semplicemente aspettare. Va bene che sei Steve Minecraft, sì, e ovviamente ha il cioè l'avversario deve cagarsi addosso continuamente se stai aspettando contro Steve Minecraft, perché scava il diamante, ne scava due, e a quel punto dici merda, cosa sto facendo nel game. Però d'altro canto, se sei in questa situazione, sei X-Genrog, non vuoi assolutamente approcciarlo Steve Minecraft, perché uno hai uno stock in più, due vabbè ha vinto, lol, bravissimo. Oltre allo stock in più, non ti conviene approcciarlo per come è messo nello stage, nel senso che da un lato c'ha il blocco e dall'altro c'è lui che scava, assolutamente non vuoi avvicinarti. Ma quindi abbiamo visto come il neutral BD Wii Fit non spacca i blocchi. Assolutamente. Come anche full caricato, anche con limit, quindi incredibile. Io non capisco, onestamente, magari lo dico mid-game perché adesso sarebbe un po' coaching, però vedremo come si evolve questo matchup. E sicuramente Paki ha degli easy fix. Per come è andato il game di prima. Sì, sì, cioè, sì, no? Sì. Ultra B, ad esempio. Prima di tutto. Ma secondo me, banalmente, prendere quello poco di advantage, magari fargli la prima combo e poi basta, rimani fermo dall'altro lato dello stage con i blocchi da un lato e i blocchi dall'altro. Cosa fa? No? Però magari sono io che mi sto sbagliando, magari sono io che non conosco bene i personaggi. E sicuramente non sono un esperto di nessuno dei due. Ma in generale, iniziare bene contro Steve è fondamentale. È fondamentale. Perché Steve è un ottimo comeback character. Perché secondo o terzo gioco, inevitabilmente la giocherai contro il diamante. Sì. E sappiamo quanto facile sia snowballare lo stock per Steve col diamante. E qui tanto sta facendo delle cose assurde. Sì. Uno dei due sta facendo un grafico con le colonnine, l'altro invece ha fatto dei palleggi assurdi con la palla. E no. Poi tra l'altro questa è una situazione in cui qui non torna. No.
come non si è aggrappato? Cioè, perché questo gioco è così? Ma davvero. Mamma mia. Sono davvero arrabbiato. Combo. Io le so tutte, il combo receive. Le so tutte. Io non ne so nessuna, purtroppo. Fai questo snap. Ecco, questa è la situazione in cui hai preso Wii Fit per un motivo. Cioè, Steve Minecraft è lì, non sta scalando i suoi blocchini. Lo vuoi tenere più lontano possibile dal centro dello stage, ovviamente. Wow! Ottimo, anche se ha traddato, anche se si è preso 500.000 danni. Ottima, ottima play. Però in questo momento, cioè, Steve è in vantaggio. Fare questo tutto il game per oh, però riguarda. Ah, hai capito. Credi sta usando i Neutral B per curarsi. Per carità, sono 2%. Sì. E però su 60 devi farlo 30 volte. Però cioè, infatti l'abbiamo visto lanciare anche fuori perché anzi, forse anche più intelligente, perché magari non stella lanciarlo fuori. È vero, è vero. Bravo. Perché effettivamente i blocchi contano per lo stella. Io non so se è arrivato a questi layer di pensiero fede, ma comunque conoscendo potrebbe essersi fatto questi riporti. Sì, è molto architettonico, non architettonico. C'è da dire che intanto era in svantaggio, adesso sì, curandosi, facendo questi danni, è tornato in vantaggio. È esatto. Ora è il momento in cui Steam Minecraft invece deve fare una decisione. Vuoi continuare a scavare, aspettare di avere tutte le tue risorse, di rifarti il diamante, avere il diamante per lo stock dopo? Tanto Wii Fit sicuramente non ti approccia. Oppure vuoi provare ad avvicinarti, vuoi provare a uccidere l'avversario. E non sta funzionando molto bene questo uccidere l'avversario. Ok, ottima la DIY away. Però assolutamente mi sembra che il game plan lato Wii Fit ci sia. Non è più di questo, perché cos'altro puoi fare? Ottimo trade. Bandiero, ottimo trade. Il game plan da lato Steve Minecraft un po' forse lucky, però magari si sta ancora sta give upando molto il ledge trap, sì, Parky. Sì. Sta give upando l'edge trap, che è sicuramente una delle parti, diciamo, non voglio dire più deboli, perché alla fine il planking di Wii Fit è fortissimo, molto lo conosciamo tutti. Più che quello, il punto forte di Steve nel trap. Esatto. Cioè, guarda quante volte si sta cornerando. E poi sicuramente è uno di quei personaggi che può punire il planking di Wii Fit. Sì. Non ce ne sono tanti. Il personaggio è bravo, soprattutto in quello spot. Però, come dire, Steve è sicuramente uno di quei PG. Però sul giro il neutral B ha spaccato i blocchi. Io non so davvero come funziona questo PG, come l'hanno programmato. Forse in base al blocco, io non ho magari guardato il materiale. Però prima c'era la terra e la terra non stava venendo rotta. E mi immagino che la terra sia quella più debole. Beh, non saprei proprio. La cosa che sto vedendo però è che Genarog riesce a tenere lontano Steve. Sì. E Paki si sta sentendo ottimo, ottimo il tilt. Ben rompo d'acqua. Veramente pulito questo gameplay per di Fede. E molto meno pulito. Più che pulito, il game plan di Paki non mi sta piacendo. Non lo vedo un point contro i PG. Ecco. No, infatti, sono d'accordo. Ah, questa console non ha delle musicali. Ma come no? Divine Bloodlines, let's fucking go, Federico. Let's fucking go. Comunque sì, torniamo al discorso che stavo facendo prima, sì, però Genarog sa cosa deve fare, sa come vincere. Paki non ce lo vedo molto. No, infatti, più che altro non vedo proprio nessun motivo per cui non rimanere a dove sono finiti. C'era un layer di troppo, c'era qualcosa che non andava. Sono usciti dalla piattaforma, ce n'era un'altra. Minchia, Steve Minecraft su sto stage. Non lo voglio giocare con. Per fortuna, per fortuna. Wow. 3-0. Comunque ok, ora ci siamo. Tanto io spero che nel prossimo Smash sarà, avremo tutte le versioni di Small Battlefield. Come spero anch'io. Uguale, stavo proprio pensando, potevano fare Small Battlefield delle cose. Però diamo il tempo, che già uno ti deve tenere il personaggio quando finisci un game. Vabbè, altri lamentele, però inutili. Tornando a noi. Gameplan, Genarog ce l'ha, sa cosa deve fare, deve tenere lontano. Quando si avvicina sa quale mosse fare esattamente, perché ogni volta che si avvicina Steve
riesce a punirlo in un modo o nell'altro. Sì, no, il limite è assurdo. Dall'altro lato, io davvero faccio fatica a capire come mai non stia passando tutti i 7 minuti del timer nella situazione in cui sta scavando con davanti due blocchi. Certo, ovviamente adesso stiamo vedendo Genrog super aggressivo che lo sta andando a toccare di mazzate provando a fare quella roba lì. Però, nel senso, ci giochi intorno. Sei Steve. Perché mi sembra proprio che da questa situazione non esce. Però cosa non capisco perché cerca così poche interazioni da vicino Paki. Cioè, quelle volte che l'ha cercata e le ha vinte. Sì, no, esatto. Cioè, da lontano dovrebbe vincere Steve, perché fa il suo game plan, lo conosciamo tutti, scava con i blocchi davanti, non può essere colpito. Da vicino, se sai a cosa dover giocare incontro, e magari è proprio quello il punto. Se sai a cosa dover giocare incontro da vicino, dovresti vincere. Morto? No, perché sei andato a limite in quel momento. Però qua no. E da vicino, ovviamente, Steve è un primo più forte di me. Sì. Di Wimpy Train. Non lo so. Secondo combo. Me c'è proprio la differenza di matchup knowledge in questo senso. Sì. Cioè, non riesce a punire le cose di Wii Fit. Non voglio sbilanciarmi sul giocatore più forte o meno forte. Però, proprio in questo caso, si sta vedendo uno che sa il matchup e se l'è studiato. Perché se stai portando Wii Fit contro Steve Minecraft, evidentemente un'idea te la sei fatta. E uno che invece si sta ritrovando. Ma dove l'ha craftata quella sua? Uno che si sta ritrovando a giocare contro una roba che non conosce. E non so se è riuscito a scavare, mi pare di sì, c'è il fetto. Sì. Okay. In qualche modo assurdo, era tipo dall'altro lato della crafting table. Oh, cioè, perché funziona sta cosa? Lasciamo perdere, dai. Tra l'altro io oggi ho tristemente scoperto che Steve Minecraft, cioè oggi in realtà ieri, Steve Minecraft, quando crafta all'inizio, la vulnerabilità di lui che scende. Ma cosa è successo? Manco l'avevo vista con la TNT, quando è uscita play 0, tipo. Dicevo, l'invulnerabilità gli dura proprio il tempo giusto per scendere, craftare il diamante, diciamo così. Tutto tranquillo. E poi dopo c'ha pure il tempo di far finire il Nair di Game Watch che l'ha colpito dall'inizio del capitolo. E Nair Game Watch è una mossa assurda, cioè ovviamente dura 10 giorni. Madonna, che pressure. Mamma mia. E punto è proprio questo. Una volta che il diamante gli va in faccia a Wimpy Trainer e probabilmente non ha una soluzione. Ottimo smash assistic, ricordiamo. Oh, trappola mortale. Questi potrebbero essere 70 danni facili. Sbaglia la combo. Non continua la combo, esatto. Esatto, se ne lamentava proprio qualche giorno fa. La griglia dei blocchi non è saltato nel punto preciso. Sì? Sì. Che quindi è andato poco a destra, a sinistra del blocco. Della griglia del blocco. Questa cosa... Sì, mi spezza. Sì. È così goofy Steve a volte. Più che altro, cioè, ovviamente sarà stato assurdo craftare, vabbè. Developare Steve, programmarlo. Ogni tanto un po' si perde. Oh, ci hanno preso del tempo, però si sono assicurati di farlo il più... più figlio di puttana possibile. Il più influente possibile, sì, questo sì, è poco ma sicuro. Sicuramente non sarà stato un acquisto di poco lavoro, non detto. Abbiamo speso milioni, a questo punto facciamolo più forte del gioco. Quindi è vero. Un po' come i nostri amici di Final Fantasy. È vero. Che paura, davvero paurissimo. Qua okay. Però abbiamo visto comunque un cambio nel game plan di Paki, nel senso che vabbè, questo è il classico. Però una volta che prende il diamante pensa, ok, magari posso andare a picchiarlo. Evidentemente che se no gli fa cambiare subito idea. Chissà se quest'ultimo stock ipotetico del set sarà giocato come i primi oppure diversamente come abbiamo visto alla fine. Stato tutti idealmente 3-0 finora. Sì. Se finisce così questo game con Jenna vincitore. Jenna sta facendo una cosa intelligente, che al posto di colpire il blocco sotto con i proiettili sta rompendo quello in mezzo. Così almeno il centro è finita. Mamma mia. Il centro del saluto al sole sicuramente passa all'altezza blocco 2, diciamo, rispetto a blocco 1, la terra. Ci sta senza, e Steve rimane bloccato, tra virgolette. Sì, lì poteva... Vabbè, era al 40%, stavo per dire. Poteva fare un air smash, ma non portava niente, praticamente. Percentuali che fanno paura ora.
da paura da entrambi i lati, incredibilmente, perché sì, da un lato potrebbe benissimo morire Wii Fit e dall'altro Steve è a 100, quindi ci si aspetta che uno o due colpi e sia alla fine. Ok. Oh, mamma mio Dio, che paura. Che paura, che paura. Avessi stato quel 6B, molto probabilmente sarebbe stato stock. Qui è portato, doveva fare, in una posizione terribile. Qui doveva palesemente fare 6B, Paki, e continuare la combo dopo il down tilt. Un po' panicato. Genarog, meno male che si è aggrappato. Ha pure tirato un urlo. Spaghetti! 3-0. Assurdo, assurdo. Un game durato tantissimo.